Dopo la scuola alberghiera ed esperienza in Val d'Aosta, nei grandi alberghi egiziani, sulle navi da crociera, Carlo Pagnotta decise che era il momento di ritornare nella sua Monteverde, dove 14 anni fa aprì Al Giardino, il ristorante che ieri ha servito il pranzo per Alberto di Monaco, il principe che dal 2005 governa la città-stato più antica del mondo ed anche per estensione la più piccola del mondo dopo il Vaticano, con i suoi poco più di 2 km² che accolgono meno di 40.000 persone. Menù del territorio va senza dire con i prodotti a chilometro zero di alta qualità di piccole aziende locali che Carlo, ringraziandole, ha impreziosito con le sue ricette. Così sul tavolo di Alberto è arrivata la cicoria selvatica insaporita da cotenna e salsiccia, i ragù di carne miste con la macarronara, gli spaghetti alla chitarra, il filetto di maialino grigliato innaffiati da birra artigianale e dall'aianico del vulture dei colli cerentino. Alberto, considerato un bon vivant, avrebbe molto apprezzato. Apprezzato molto, molto la macarronara con le briciole di pane e arso, e l'abbinamento della birra per lui è stato qualcosa di entusiasmante. Una giornata da ricordare per Monteverde, in particolare per Carlo e Ilaria, la donna sposata 4 anni fa che gli ha dato Antonio e appena 3 mesi fa Agostino. Si lavora bene l'estate, ma anche d'inverno, nei fine settimana fioccano le prenotazioni. L'arrivo in autunno di un principe regnante non può che essere di buon auspicio. Siamo lieti, particolarmente lieti di aver ospitato nel nostro ristorante il principe Alberto di Monaco, che ha tenuto bene di essere una nostra eccellenza al nostro tavolo. Abbiamo prodotto e preparato un menù appositamente per il nostro principe e abbiamo scelto dei piatti ovviamente tipici del nostro comune, del nostro territorio.